Il comune di Atena Lucana è il primo comune del Vallo di Diano beneficiario di ben 3 milioni e mezzo di euro nell'ambito dei decreti regionali relativi all'accelerazione della spesa. Lo ha annunciato ai nostri microfoni proprio il sindaco della cittadina Pasquale Iuzzolino. Io lunedì sono stato a Napoli a ritirare personalmente il decreto del presidente Caldoro e ho siglato la convenzione per quanto riguarda l'accelerazione della spesa. È un finanziamento di 3 milioni e mezzo di euro. Cambieremo un po' il look alla parte alta del paese, via Roma, il Borgo, Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Garibaldi e Piazza Europa. Sono dei fondi che capitano, come si dice, capitano al pennello, visto anche la crisi che sta investendo l'intero territorio. È una cosa buona per le imprese che operano sul territorio. Spero, già abbiamo provveduto all'espletamento della gara per quanto riguarda la progettazione. La direzione dei lavori e adesso abbiamo avviato le procedure di gara per quanto riguarda per assegnare i lavori. Io spero che partecipino le imprese del posto, sono delle risorse importanti per il territorio, per i ragazzi in cerca di lavoro, per le imprese, e speriamo che vinga la gara qualche impresa del posto per creare gli indotti necessari a poter vivere meglio, insomma.